Buongiorno, buongiorno cari amici. Oggi stiamo facendo un giro alla ambasciata d'Italia a Ulan Bator. Oggi questo video sarà tutto in italiano. This video will be only in Italian language because we are visiting the Italian embassy. And this is the waiting hall. Molto molto bella, eh? Vi faccio vedere un pochino. Devo fare dei documenti. C'è l'ambasciata italiana. Qui ci sono delle opere d'arte. L'hanno abbellita, prima non c'erano queste opere d'arte, ma adesso un pochettino più carina la sala d'attesa. C'è un caffè, io avevo appuntamento, sono arrivato un pochino presto. Oggi fa un freddo terribile, amici. Oggi veramente ho camminato per circa 30 minuti e stava fatto veramente freddo. Circa meno 24 e oggi si è sentito il freddo, specialmente se camminate fuori per 30 minuti, ovviamente è un po' difficile. Bene, a dopo, casa del caffè, a dopo amici. Ovviamente non posso fare il video dentro, non mi sembra neanche educato, insomma, però vi ho fatto vedere qualcosina. Abbiamo anche noi italiani residenti in Mongolia, o anche turisti, soprattutto quando arrivano l'estate, dei turisti italiani che hanno bisogno. Sappiate che c'è l'ambasciata d'Italia qui in Mongolia, che è una, può essere sempre di grande aiuto. Dopo vi lascio i riferimenti sotto questo video. A dopo, ciao amici. Qualche documento devo fare, la burocrazia, ma a dopo. Eccoci qua, siamo fuori, come vedete c'è l'ambasciata d'Italia. Cari amici, è tanto bella, molto molto professionali, hanno lavorato bene. Ci sono anche altre ambasciate qua, eh. Poi c'è la delegazione of the European Union to Mongolia e altre, anche quella del Kirghiz. Vabbè, come vedete amici, ora facciamo una bella passeggiatina col freddo. Vi voglio far vedere una cosa molto carina. Eccoci qua, riservato, posto riservato, amici. Bene, adesso ci facciamo una passeggiatina. Qui siamo vicinissimi al centro, ci abbiamo un po' di ristoranti. Guardate, siamo proprio di fronte alla Sky Tower, vedete questa specie di vela. Siamo lì, c'è la statua di Marco Polo, vedete, e poi qui siamo vicinissimi alla piazza Subada, centralissimo. Ora facciamo una camminatina, ragazzi, passeggiatina qui. Ci abbiamo il River Sounds Live Music Club. Beh, adesso mi sembra che si sia un po' scaldato,
si sia un po' scaldata la temperatura, un pochino. Le telecamere, parcheggio per le biciclette. Bene, ho consegnato i miei documenti. Ci sono persone molto professionali all'ambasciata, molto gentili. Abbiamo anche un nuovo ambasciatore, una signora. Insomma, credo che gli italiani residenti qui a Ulan Bator siano pochi, eh? Ci sto io, i miei figli e pochi altri. Poi durante l'estate ovviamente ce ne sono di più. Beh, adesso è un pochino meno freddo, però ovviamente quando poi camminate per una trentina di minuti non è facile. Ci abbiamo le varie banche, il GS25 che insieme al CU in franchising, GS25 e CU sono veramente ovunque, perché vendono degli hot dog, dei piccoli snack a prezzi molto molto bassi, anche il cibo devo dire di media qualità, niente da dire, non è. E quindi molti giovani prendono d'assalto questi posti, eh? Qui abbiamo una nuova costruzione, prendono d'assalto il CU e questi GS25 dove fanno il loro pranzo, specialmente ecco per gli studenti, sono posti che dove risparmiano, mangiano un hot dog a un dollaro e quindi va bene così. Ovviamente qui stiamo arrivando a Shangri-La, che è uno dei posti più lussuosi della città, con i negozi che già in un altro video vi ho già fatto vedere. Qui c'è il semaforo che non funziona, ma c'è, attraversiamo perché c'è questo poliziotto che sta facendo passare, vedete qua le macchine. E qui c'è lo Shangri-La Mall che già in un altro video vi ho fatto vedere. Dice, ma che sta a New York? No, amici, sto a Ulan Bator. Qui è bella passeggiatina, c'è l'ambasciata giapponese. Qui è una lastra di ghiaccio, è una lastra, bisogna stare attenti perché è scivoloso, bisogna camminare piano che si scivola, eh. E anche per le macchine, alcuni punti durante l'inverno vanno molto più piano perché ci sono delle parti ghiacciate molto pericolose. Sono circa le 10:45, fine gennaio. Questa è la fermata dell'autobus, ve la faccio vedere.
Questa è la fermata dell'autobus. Vedete? Questo è uno dei posti più lussuosi, ci sono dei prezzi veramente che superano ogni aspettativa. Questo è bello, un altro palazzone. Quasi quasi vorrei entrare qua all'Olympic Galleria, che non ci sono ancora entrato. Ci volete venire con me? Sì, dai. Sì, Marco, andiamo. Vi sento che mi state porco. Stavo per cascare, amici, qui si scivola, una lastra di ghiaccio. Qui, se appena ti distrai, bam, ti ritrovi, diciamo, con il culo per terra. Ambulan butter. Ambulanze. Ora entriamo qua, amici, Entriamo qua, facciamo un giretto. Una signora che ci salutava col sorriso. Questo è il parco dei divertimenti. Come vedete, ci sono le montagne russe, che i russi chiamano montagne americane. Sapevate questo? Noi in Italia diciamo, le chiamiamo montagne russe, e i russi, gli amici studenti di Magnitalia, mi hanno detto: Marco, noi le chiamiamo montagne americane. Qui siamo in attesa di attraversare. Hanno chiuso i semafori e stanno smaltendo il traffico con la polizia, che fa un lavoro. Per ragazzi, stare fermi così a meno 20, io non so come fanno. Andiamo a vedere qua, non ci sono ancora mai entrato, ci facciamo un girettino. Poi questo, vedete, è il nuovo ponte qui, è il ponte che hanno fatto circa 3-4 anni fa, nuovo. Ecco, mi sa che ci fa passare, Vedete, qua bisogna camminare tipo pinguino a scivolata, sennò si casca. Ecco, questo ci fa passare. Bisogna scivolare, slittare. Ecco, siamo qua. Questa era una pista ciclabile, io ci andavo qua. Qui abbiamo una macchina elettrica, bella, vediamo, vedete? Una delle poche macchine elettriche, bella, molto bella, maniglia fighissima. Bene, amici, entriamo, va, enter, facciamoci un girettino. Enter, ma tutto chiuso, è tutto chiuso qua, tutto chiuso, che è successo? Dalla via corrente, ragazzi, non c'è corrente, saltata la corrente, vabbè, come non detto, amici. E niente, qui abbiamo i ristorantini, ci abbiamo lo yoga center. E che yoga center? Un altro yoga. Scannerizzatevi questo. E poi ci abbiamo altre
Pubblicità, ragazzi, qua è saltata la corrente, ecco perché non funzionavano i semafori. Vabbè, facciamo un giretto qua, amici, e poi guardate che bello, questo è bello, dice che fanno oggi. Siamo senza corrente, erano saltati i semafori. Ecco perché non funzionavano. Bello, carino. Qui abbiamo un po' di saltata la corrente. The Project Concept Store. Questo è un progetto che per il momento è, diciamo, in fieri. Qui abbiamo un supermercatino con un po' di cose. Andiamo a visitare, amici. Vedo un po' di alcune cose non troppo fatte bene, eh? Invece Shangri-La era il top del top. Social Club. Ah, che bello. Qui l'ATM, vedete, non funziona perché non c'è corrente. Vabbè. Vabbè, amici, proprio oggi che volevo entrare. The Step In. Proprio oggi ve lo far visitare questo posto. C'ero mai entrato. Abbiamo inaugurato senza corrente. Vabbè. Sarà per la prossima. Sarà per la prossima volta. Oh, vabbè. Ciao amiconi. Vabbè, continuiamo la nostra passeggiatina. Poi quando mi sento la mano un po' congelata, vi chiuderò. Vi chiuderò, eh. Eccoci. Vabbè, niente amici. Vedete scannerizzare questo? Sì, scannerizzato. Riusciamo, va. Riusciamo, amici. Vabbè. Scusa, la porta se n'è andato qua, ho visto, adesso non ricordo. Io adesso dovrei riattraversare dall'altra parte. Perché devo andare dalla parte destra. Oh. Pure qua proviamo l'attraversamento, aspettiamo, grazie, molto gentile, ci ha fatto passare, che gentile. E qua è il parco giochi, qui ci sono delle situazioni un po' lasciate così, vedete, però c'è questo palazzo che sta così da 10 anni, amici, so 10 anni che sta così questo, che poi certe cose, voglio dire, a centro città, però io qui sono solo ospite, posso solo che ringraziare la Mongolia per ospitarmi. Però ecco, se mi posso permettere una parolina, vorrei dire che, cioè, lasciare un palazzo così magari in periferia non c'è nessun problema, perché periferia, però qui siamo 10 anni, un palazzo così al centro città,
Quindi questo, insomma, ecco, vabbè, e ho detto tutto, e ho detto tutto. Due parole sono troppe, e una è poca, come diceva Lino Baffi. Questo è il nuovo ponte di cui vi parlavo. Speriamo di fare un video non troppo mosso. Qui è una lastra di ghiaccio, amici, potete venire a pattinare. Comunque la strada delle macchine non è ghiacciata. Sì, adesso un pochino meno freddo, ma stamattina quando sono uscito alle 9, più o meno alle 9 di mattina, porca la miseria, ragazzi. Non so se avete presente una cella frigorifera a meno 24. Immaginatelo. Io ovviamente ho il doppio pantalone, che c'ho una calzamaglia sotto, e poi c'ho un jeans un pochino troppo leggero, devo dire. Bella sta macchinona, guardate, oh, le macchine che girano qua, ve le sognate a Roma? Una macchina da sta quanto, come vi dicevo, vedete, amici, qui siamo a centro città, 10 anni, così lo capite da voi. E ho detto tutto. Questo è, vedete, il ponte, molto bello. Questo l'hanno costruito veramente a tempo di record, mi sembra una ditta cinese, credo, da quello che ho capito, una ditta cinese che ha fatto questo ponte veramente nel giro di 4 anni 3 anni, è finito. Poi c'è stata questa parte centrale, è stata fatta mi sembra 2 anni, ma anche prima, forse 1 anno e mezzo. Poi le parti con le uscite laterali, con le ingressi laterali, ci hanno messo un pochino di più, ma finalmente adesso è tutto pronto. Alcune persone camminano qua sopra, e questo è un pochino pericoloso, ma alcuni camminano qua sopra. Però come vedete c'è una parte sotto dove sto camminando io che si può passare. Questa qua, guardate, hai visto come ha slittato? Porca la miseria, qua ha slittato, è tutto ghiacciato qua, amici. Questo è pericoloso. Avete visto? Qua è molto pericoloso, Questa parte è totalmente ghiacciata. Qua pericolosissimo. Ecco, vedete questa parte del ponte? Che c'ha come degli ammortizzatori sotto. Ecco questa parte con l'ingresso laterale, che vedete che gira, sì, è l'uscita per chi viene da questa parte, e praticamente può girare qua e immettersi su questa strada.
Ecco, queste parti laterali le hanno finite un pochino con ritardo, però alla fine le hanno fatte. Cioè è stato finito tutto in 4 anni più o meno, ma forse anche 3 anni e mezzo. Complimenti, eh. Cerco di farvi vedere un pochino le parti della città. Io non giro molto la sera, amici, vado a dormire presto. Dai, macchinoni qua. Adesso si passa di qua, non so perché qua ci hanno messo sto filo, vabbè. E vedete c'è anche la parte per i pedoni, una parte pedonale che però la parte pedonale non va verso il centro città ma va da questa parte, passa qua sopra, vedete? E poi qua non ci sono ancora mai passato. Quasi quasi, ragazzi, ci vogliamo andare? Sì, Marchino, portaci sul ponte. Va bene, va bene, andiamo, facciamo il video e chiudiamo, e chiudiamo con questa panoramica, con questa panoramica, amici, visto che non ci sono mandato, ci vado con voi, ragazzi. Ristorante Il Cavallo, ristorante Il Cavallo, qui potete anche scommettere sul vostro cavallo vincente. Attenzione, quando siete sul ponte non sputate, non sputate sulle macchine, mi raccomando, non sputare sulle macchine, va bene, non sputiamo. Eccoci qua, sembrano, ci ha salutato il signore, sono molto gentili, certo la sera magari quando incontri qualcuno che ha un po' bevuto magari non so così gentile, però io per quello. Ecco qua, ristorante Il Cavallo, bello, vedete questa parte qui che questo scende giù, è per le car, per le biciclette, no, per le carrozzine, per le persone diciamo sulla sedia a rotelle probabilmente. Sì. Mi sta congelando la mano, vediamo dove ci porta. Struttura è fatta bene, eccoci qua, amici. Vedete, è bello. Ecco, queste sono le strade che poi vedete curvano e si mettono su quest'altra via. A destra andate verso il centro, dritti andate verso la stazione di Ulan Bator, dove passò, c'è anche una foto con Tiziano Terzani, i suoi baffoni. E qua da questa parte si va fuori città, ovviamente. Mi sta congelando la mano con tutto e c'ho i guanti, magari non sono proprio guanti molto molto pesanti, ma qua si scende e ci sono le luci. Qui c'è una rete metallica, vedete? Forse per non tirare oggetti, non lo so, hanno fatto bene.
Ecco, vedete qua sul ponte che passano le macchine. Scusate, non volevo, è scappato. Oh, qui abbiamo una bella vista, perché siamo proprio sul ponte. Ecco, vedete che bello. Una volta sono passato, ho fatto anche un video che ci ho camminato, mi sembra, ho fatto vedere. E qui c'è il centro città. Eccoci. Oh, questa è la ferrovia, amici. Qui c'è la ferrovia. Passano molti vagoni carichi di carbone, anche che vanno verso la Cina, e da questa parte vanno verso la Russia. Quindi di qua c'è la Cina, questa direzione non è propriamente sud, ma allora, perché questo è il nord dove c'è il centro città, e quindi di qua abbiamo l'ovest e da questa parte est. Ecco. Qua la strada è abbastanza ghiacciata, eh? Va bene, amici, sempre no, ci salutano sempre gli amici del Beno. Beno vuol dire pronto, pronto, perché, e quindi io dico sempre Beno. Ecco, vedete qua, c'è del macchinone. Che succede? C'è qualcosa? No, tornato indietro quello. Bene, qui ci abbiamo anche dei nuovi negozi dove potete trovare un po' di tutto. Anche qui c'è prezzi buoni, diciamo, non normali qui, eh. Ma se, ovviamente, se andate al centro della città, ovviamente ci sono i prezzi quelli un po' per i turisti, eh. Bene, amici, io vi saluto. Devo premere stop perché ho le mani che mi si stanno proprio congelando. Devo dire, alle gambe non ho molto freddo, ma alle mani, facendo il video, ha scaldato un pochino, eh? Ha scaldato. Io sono quasi arrivato a casa. Mi piglio un cappuccino. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima.